1-0. Adesso sfida tra squadre del sud con la Salernitana in fondo alla classifica e il Lecce che in settimana ha cambiato allenatore, che cerca. Scusa punti. Giuseppe, intervengo dalla San Nicola perché è passata in vantaggio la Sampdoria dopo che il Bari aveva sprecato un rigore, colpito una traversa, la beffa per la squadra di casa, il gol di Casami per la Samp, 42esimo della ripresa, Bari 0 Sampdoria 1. A te. Avete sentito la voce di Jacopo Barlotti in collegamento dalla San Nicola di Bari, ci sarà anche Dario Giordo dalla Pier Cesare Tombolato di Cittadella. Queste due partite della 30esima di B sono alle battute finali, quindi i primi interventi qui dalla Rechi con Giuseppe Bisantis e Piero Vitiello saranno molto molto agili per consentire il racconto della finale di queste partite di B. Poi ce n'è una non collegata, Reggiana Spezia, che sarà aggiornata da studio dal nostro Guido Ardone. Qui è iniziata Salernitana Lecce, dunque andiamo con le formazioni. La Salernitana che in questo primo tempo attacca da destra a sinistra, indossa la sua divisa, la maglia granata con calzoncini neri e calzettoni granata, è schierata da Fabio Liverani, che nella sua carriera da allenatore forse ha vissuto il suo momento migliore proprio a Lecce con una promozione dalla Serie C alla Serie B per i salentini. Il portiere è Costil, poi Ghiomber, Manolas, Pirola e Bradaric in difesa, Koulibaly, Maggiore, Basic al centrocampo, Candreva dietro le due punte che sono Weisman e Ciauna. La replica con la divisa di trasferta della Lecce, il completo bianco, blu sono le spalle, giallorossi i bordi per la formazione di Luca Gotti, che è in campo con una 4-3-3, Falcone la portiere, Gendré, Pongracic, Maschirotto e Gallo in difesa, Blen, Ramadani e Uden al centrocampo, Almquist, Kurstovic e Piccoli davanti. A dirigere l'incontro, maglia gialla, calzoncini neri, calzettoni gialli, sarà Fabio Maresca della sezione di Napoli. I guardialine sono Alessandro Costanzo di Orvieto e Matteo Passeri di Gubbio, Matteo Marchetti di Ostia Lido il quarto uomo, mentre collegati dal centro VAR di Lissone, Monza, Brianza ci sono Paolo Valeri di Roma e Simone Sozza di Seregno. Piovigina a Salerno, ma la temperatura è gradevole, siamo attorno ai 13 gradi. Trasferta vietata ai residenti della provincia di Lecce, per cui i tifosi del Lecce sono una trentina, molto larghi nel settore ospiti, e piena la curva siberiana nonostante una protesta da parte dei tifosi della Salernitana per l'andamento in campionato della squadra. Qualche vuoto sugli altri settori, direi che comunque siamo attorno ai 15.000 presenti. Siamo a 2 minuti e 0-0 tra Salernitana e Lecce. Il benvenuto a Piero Vitiello e poi andremo sui campi di B. Buonasera Piero. Buonasera anche da parte mia. Sorprendente, se vogliamo, la scelta da parte di Luca Gotti all'esordio sulla panchina del Lecce di schierare subito in attacco contemporaneamente sia Krestovic che Piccoli. Si tratta di due prime punte, ricordiamo, anche la squalifica di Banda. E allora siamo arrivati al secondo minuto, come avete sentito sono in corso tre partite del campionato di B, in due abbiamo i nostri inviati, andiamo subito a Cittadella per Cittadella Modena con Dario Giordo che poi andrà da Jacopo Barlotti a Bari per Bari Sampdoria. Vai Giordo. Grazie a Giuseppe Bisantis, 43 minuti di gioco nel corso del secondo tempo allo stadio Tombolato, Cittadella 1 Modena 1, seconda metà della ripresa che si è animata a tante azioni pericolose soprattutto da parte del Modena, al 23esimo forse quella più clamorosa con Abiuso solo davanti al portiere del Cittadella, Maniero, decisivo proprio al momento dell'impatto l'intervento di Stefano Negro, il centrale difensivo del Cittadella, che è riuscito a sporcare il pallone. Rimessa laterale ora in favore del Modena, va con calma a prendere il pallone Cotali. Allora ricordo minuto e punteggio 43:50 nel corso del secondo tempo, Cittadella 1 Modena 1, andiamo ora a Bari, Bari Sampdoria da Jacopo Barlotti. E al San Nicola siamo già nel recupero, dovrebbero essere 6 i minuti di recupero, Bari 0 Sampdoria 1, dunque come vi abbiamo raccontato il Bari beffato da una Samp cinica che con Casami ha trovato il gol del vantaggio al 42esimo, l'assist di De Luca, il gol di Casami da centro area, quinto centro stagionale per lui, il secondo consecutivo. Il Bari invece resta col rammarico del rigore sbagliato e poi poco prima del gol della Samp, della traversa colpita da Puskas in contropiede, grandissima occasione questa non concretizzata dalla squadra di Beppe Iachini, che con i cambi ha provato naturalmente a sbilanciare la squadra dentro, oltre a Nasti poco fa anche Callon e Lulic, però siamo nel recupero e la Samp adesso può controllare e avrà anche un calcio di punizione a proprio favore con i tifosi doriani che fanno festa ovviamente
ma è stata comunque un pomeriggio di festa per tutti, perché le due squadre sono gemellate. 46 e 35 sul cronometro nel corso della ripresa. Bari 0, Sampdoria 1, linea allo studio. Perfetto, pochi istanti fa annullato il gol allo Spezia del possibile vantaggio sul campo della Reggiana. La situazione è ancora ferma sullo 0-0, espulsione per la Reggiana in tutto questo. Siamo a 91 minuti e 30 secondi, ripartiamo dalla Re che tra un po' daremo anche questo finale. Bisantes-Vitiello, Salernitana-Lecce. Qui ci avviciniamo al quinto minuto nel corso del primo tempo, ovviamente 0-0 tra Salernitana e Lecce. La Salernitana prova a giocare spigliata, sapendo di aver poco da perdere vista la posizione di classifica, mentre il Lecce chiaramente ha l'opportunità di rimettere punti e di guadagnare anche dei passi falsi nel pomeriggio di Cagliari Udinese e ieri dell'Empoli in attesa delle altre partite. Adesso è Gallo del Lecce che recupera palla, resiste alla carica di Candreva che però lo sbilancia. Interviene Maresca, arbitro della sezione di Napoli, e comanda il calcio di punizione in favore del Lecce. È un 4-3-3, come facevi notare tu, Piero Vitiello, con questi due attaccanti, Kurstovic e Piccoli, supportati da Holmquist in un tridente. Ci aspettavamo Piccoli per la stazza al centro dell'attacco, invece gioca largo a sinistra. Sì, un esperimento che aveva già tentato chi aveva preceduto, ovviamente Gotti sulla panchina, sia ad Aversa nell'ultima partita contro il Verona. C'era stato un ultimo quarto d'ora, gli ultimi 20 minuti con entrambi in campo. Chiaramente in quel caso però a dettarlo era l'esigenza di recuperare il gol di vantaggio del Verona, e in quel caso li avevamo visti alternarsi un po' in posizione centrale. Invece in questo avvio di partita contro la Salernitana c'è Piccoli che agisce largo a sinistra e Krstovic che invece è di fatto l'attaccante centrale dei salentini. Pallone in possesso dei giocatori della Salernitana che ripartono con Pirola, capitano della nazionale Under 21. Il tocco per Bradaric vicino a Fabio Live Verani davanti alla sua panchina, tocco ancora all'indietro per la ripartenza della Salernitana con Pirola. Superato il sesto minuto, Salernitana 0, Lecce 0, andiamo a Cittadella. 47esimo allo stadio Tombolato, si giocherà fino al 49esimo, Cittadella 1, Modena 1, possesso palla ora per il Modena, la conclusione improvvisa da parte di Magnino, c'è la parata a terra però senza problemi da parte di Maniero, il portiere del Cittadella sta per rimettere in gioco la sfera, si sistemano i suoi compagni di squadra sul terreno di gioco, non sembra avere alcuna fretta l'estremo difensore della formazione guidata da Edoardo Gurini, rilancia il pallone proprio in questo momento. 47-35, Cittadella 1, Modena 1, andiamo a Bari. 49-12 sul cronometro a Bari, dunque 1 minuto e 45 secondi alla fine. Bari 0, Sampdoria 1. Ci ha provato un po' alla disperata Callon, attaccante del Bari, un tiro dal limite finito alle stelle e dunque rinvio dal fondo per Filip Stankovic, il portiere della Sampdoria in prestito dall'Inter, grande protagonista oggi con due interventi decisivi soprattutto sul rigore neutralizzato a Sibilli, che aveva anche calciato bene, tiro angolato, ma Stankovic c'è arrivato tuffandosi alla propria sinistra. Ci prova allora la disperata il Bari con questa azione sulla destra, ma ovviamente sono un po' saltati tutti gli schemi, doppio centravanti per Beppe Iachini, Puskas e Nasti là davanti oltre a Sibilli e a Callon, altri uomini offensivi. Manca un minuto alla fine qui al San Nicola, Bari 0 Sampdoria 1, studio. Siamo in pieno recupero anche a Reggio Emilia, si gioca ancora 0-0 tra Reggiana e Spezia, Reggiana in inferiorità numerica per l'espulsione di Cabasci. Siamo ben oltre i 4 minuti di recupero concessi dall'arbitro Santoro. Alla Rechi c'è Salernitana Lecce. E c'è stato pure il primo tentativo verso una porta, non nello specchio, siamo molto distanti, dopo una respinta corta della difesa del Lecce. Koulibaly ha provato a coordinarsi in equilibrio un po' precario, controlla però palla che è terminata altissima nella curva alla nostra sinistra, dove ripeto ci sono una trentina di sostenitori del Lecce, evidentemente residenti fuori la provincia di Lecce, visto che l'osservatorio per le manifestazioni sportive ha vietato questa trasferta ai tifosi salentini. Il rilancio da parte del portiere Falcone, completo blu per lui, il recupero della Salernitana, ancora uno fischio di Maresca. Chiedo scusa Giuseppe Bisantis, il finale dallo stadio Tombolato, Cittadella 1, Modena 1, le reti Amatucci per il Cittadella al 13esimo del primo tempo, la replica modenese con Magnino al 42esimo del primo tempo. È tutto a te la linea.
E c'è il triplice fischio, scusa, anche al San Nicola, dove la Sampdoria dunque ha vinto 1-0 sul campo del Bari. Fischi dei tifosi di casa, decide il gol di Casami al 42esimo del secondo tempo, risultato però troppo severo per il Bari. Ve l'abbiamo raccontato, il rigore sbagliato da Sibilli su tutti, Samp cinica, terza vittoria consecutiva per la squadra di Andrea Pirlo, adesso in piena zona playoff. Per il Bari invece un punto e 4 sconfitte nelle ultime 5 gare. Bari che adesso deve guardarsi dalla zona playout. È tutto da San Nicola, Bari 0, Sampdoria 1. A te. E sentiamo se Guido Ardone, c'è anche il finale di Reggio Emilia, visto che Giordo e i Barlotti ci hanno comunicato i si finali gioca delle ancora, due partite. Giuseppe, ti interromperò tra poco per darvi il risultato finale. Siamo ormai al 7° di recupero, intanto restiamo alla Rechi. Perfetto, in attesa allora del tuo intervento, vi diciamo che qui siamo quasi al 10° minuto, è 0-0 tra Salernitana e Lecce. Palla per Candreva, Koulibaly, Koulibaly sta per entrare di rigore, Koulibaly c'entra in questo momento, la mette, colpo di tacco, si impenna con il pugno, Falcone va a liberare, ci ha provato con un colpo di tacco Candreva, il pallone stava per arrivare dalle parti di Weisman, uscita con il pugno, non stilisticamente perfetta ma efficace da parte di Vladimiro Falcone, ma insiste la Salernitana ancora con Bradaric, il colpo di testa, il pallone allontanato, ancora con Bradaric che tocca per Koulibaly che poi va all'indietro dove c'è ancora il controllo da parte di Pirola che va allo scambio, si allarga per ricevere il pallone l'altro centrale della Salernitana Manolas che va a servire per Koulibaly, c'è una che prova a liberarsi ma il tocco è per Candreva che svaria su tutta la tre quarti, sarebbe il suggeritore nel 4-3-1-2 mandato in campo da Fabio Liverani, ma in realtà è libero di muovere su tutto il fronte offensivo. E allora Bisantis, eccolo. Chiedo scusa, sì, finale alla città del tricolore di Reggio Emilia, 0-0 tra Reggiana e Spezia. Consideriamo conclusi gli interventi sulla B per la giornata odierna, il 30° turno sarà chiuso domani alle 16:15 da Ascoli Lecco, dunque senza presumibilmente altre interruzioni, avanti con Salernitana Lecce, Giuseppe Bisantis e Piero Vitiello, andiamo alla Ricchi. Perfetto Guidardone, tanti pareggi in questa giornata di B che confermano l'equilibrio del nostro campionato cadetto, e insomma c'è Baschirotto che mette giù il pallone, 11:30 e 0-0, ma direi Piero Vitiello, da queste prime battute sembrerebbe che la squadra affamata di punti e che può ancora sperare sia proprio la Salernitana. Il Lecce finora è abbastanza timido, rintanato nella propria metà campo. Sì, non è riuscita ancora la squadra salentina a portare alcun pericolo alla porta difesa in questa giornata da Costil, molto meglio la Salernitana in questi primi minuti di gioco. Abbiamo raccontato di un Koulibaly piuttosto ispirato, con lui anche c'è una Candreva che, come diceva giustamente Giuseppe Bisantis, sta provando a svariare sul fronte offensivo, partito alle spalle delle due punte c'è una e Weisman non disdegna di spostarsi molto spesso sulla destra e con il miglior piede che ha, anche se sono ottimi tutti e due, a crossare in mezzo come nell'occasione della prima tentativa da parte della Salernitana che vi abbiamo raccontato in presa diretta. E siamo al 12° minuto, 0-0 con Candreva che va allo scambio ancora con Koulibaly, sì, davvero il giocatore del Mali, Lassana Koulibaly, uno dei tanti Koulibaly che fanno i calciatori di professione, a volte cambia anche il modo in cui sono scritti i nomi, lui è Lassana Koulibaly, giocatore del Mali, molto molto motivato, anche molto legato qui a Salerno dove gioca da diverse stagioni. C'è Bradaric che la mette al centro, si ritana in calcio d'angolo in Lecce e i tifosi che sono arrivati qui alla Rechi apprezzano e battono le mani, come potete sentire, con l'assistenza tecnica dei nostri Vincenzo Mercadante e Danilo Dante. È quello che chiede la piazza alla Salernitana, quella di provare a gettare il cuore oltre l'ostacolo, provare quantomeno a dare un senso o quantomeno una dignità a questa stagione che fino a questo momento è assolutamente da dimenticare. C'è bisogno, lo hanno detto anche gli striscioni in città nel corso delle ultime settimane, di una sveglia. Poi dal punto di vista societario c'è stata anche l'intervista al presidente Iervolino, bisognerà capire quale sarà anche il futuro del club. Battuto l'angolo da Basic, allontana la difesa del Lecce, poi Candreva la mette al centro, ancora coi pugni Falcone che evidentemente non se la sente di andare in appresa, colpo in testa, gran respinta, pallone che rimane lì, grossissima occasione per la Salernitana con un colpo in testa, mi è parso di Pirola che si è portato in avanti, molto bravo nel gioco aereo il difensore centrale della Salernitana, è andato a staccare
attaccare reattivo Falcone. Se l'avesse angolata di più sarebbe stato difficilissimo, perché eravamo praticamente dentro l'area piccola. Sì, la Salernitana era riuscita a riempire molto bene l'area sfruttando anche il calcio d'angolo tirato poco prima. Poi sugli sviluppi c'è stato per l'appunto questo pallone che è stato messo in mezzo, e Pirola, che si trovava ancora lì, è riuscito a svettare più in alto di tutti, mettendo in evidenza anche un certo affanno, no, della difesa del Lecce, che si è persa le marcature. Dunque c'è stata l'occasione per la Salernitana. Bravo nell'occasione Falcone. Adesso, a proposito di affanno, di difesa, la Salernitana che regala un pallone a Lecce con Uden, che poi va a servire a sinistra per il tentativo di conclusione del connazionale Blen. Il pallone è terminato a lato, non di molto, però ecco, queste sono le distrazioni che hanno contrassegnato un po' tutto il campionato della Salernitana. Non sarebbe altrimenti ultima e staccata, non avrebbe cambiato altrimenti tre allenatori, da Paolo Sousa a Pippo Inzaghi fino a Fabio Liverani. Un pallone perso sulla tre quarti che poteva costare caro. Poteva costare molto caro, oltretutto da notare anche nello schieramento difensivo di oggi della Salernitana la sorpresa, tra virgolette, di Ghiomber, terzino destro, lui che è rientrato dall'infortunio, ha optato Liverani per lo schieramento dello slovacco in quella posizione del campo, con i due centrali che invece sono Manolas e Pirola. Dunque Ghiomber preferito a due terzini destri di ruolo come sono Zanoli e Sambia. E chissà, Piero Vitello, che non ci sia stata una sorta di spionaggio negli spogliatoi, perché Ghiomber gioca lì dove gioca Piccoli, che di solito fa il centrale in attacco e Ghiomber fa il centrale difensivo. Chissà che, insomma, non sia arrivata una soffiata, allora Ghiomber, giocatore slovacco, è messo lì per cercare di fermare e di arginare Piccoli, che per la verità ancora però il pallone lo ha visto pochissimo. Il tocco è ancora laterale per la partenza da parte della formazione della Salernitana. Il tocco è per Bradaric ha di fronte a sé Holmquist, giocatore svedese, ha avuto un inizio strepitoso di campionato, stessa cosa per il montenegrino che è appena debuttato in Italia, segnò anche un gol in quel di Firenze, parliamo ovviamente di Karstovic. E poi un po' sono calati un po' come anche questa partenza sprint del Lecce, che nelle primissime giornate si trovava addirittura nei primi posti in classifica, poi insomma come è naturale i livelli sono venuti fuori. Però il Lecce, che fino a qualche settimana fa poteva ritenersi tranquillo, adesso è invischiato al pari del Frosinone, stesso cammino nella lotta per non retrocedere. Il tocco all'indietro per il Lecce che riparte con Baschirotto, il tocco a destra per Gendré, c'è Holmquist che prova a smarcarsi, ma sono larghissimi però i due attaccanti esterni, Holmquist a destra e Piccoli a sinistra, tant'è che adesso Piccoli sembra voglia avvicinarsi a Karstovic, che rimane lì in attesa ancora del primo pallone. Questi è il tocco per Blen, che poi va all'indietro ancora per Pongracic, che stoppa il pallone, poi lo mette ancora a destra per Gendré, sembra adesso che Lecce sia un po' uscito fuori. Holmquist, deviazione di testa, Holmquist ancora in aria, la palla che va in porta, il gol del Lecce con l'ultimo tocco che mi è parso di Karstovic, che ha toccato il pallone su un doppio tiro di Holmquist. E questa è la difesa che la Salernitana ci ha fatto vedere in tutto il campionato, una difesa poco reattiva che in qualche modo dilapida quanto di buono fatto dalla tre quarti in su. Questo gol segnato da Karstovic è il 58esimo subito dalla Salernitana e questa è la giornata numero 29. Alla prima occasione il Lecce riesce a passare in vantaggio, merito sicuramente di quello che ha fatto Gendré, bravo a guadagnarsi lo spazio sulla fascia destra e a mettere un pallone in mezzo che Holmquist è stato bravo a spizzare di testa, quel tocco che ha messo un po' fuori giri i difensori della Salernitana che stavano per intervenire, c'è stata una sorta di batti e ribatti, poi il pallone è carambolato proprio sul sinistro di Krestovic, che è stato molto bravo, rapace in area di rigore, a mettere il pallone alle spalle di Costil per l'1-0 a favore del Lecce. C'è un consulto VAR, ma è assolutamente tutto regolare. Il pallone tratto in aria, hanno consentito i difensori della Salernitana a Holmquist di calciare due volte, poi sulla traiettoria si è trovato Krestovic che ha deviato, facendo in pratica proseguire la corsa del pallone in fondo alla rete, dove Costil, vista la posizione ravvicinata dell'attaccante montenegrino, poteva fare davvero ben poco. Assolutamente possiamo dire esente da colpe il portiere francese, un po' meno
la difesa della Salernitana, che non è stata neanche particolarmente fortunata in questa occasione, perché davvero si è creata una sorta di carambola di flipper innescata, come raccontavamo, dalla spizzata di testa da parte di Almquist, che ha mandato fuori giri un po' tutti. Poi c'è stato il pallone che è carambolato di fatto sui piedi dell'attaccante montenegrino, anche una mezza spinta alle spalle di Almquist che ha sbilanciato e allo stesso modo ha concesso all'attaccante svedese di colpire il pallone in quel modo un po' sporco, no? Che ha poi generato l'assist vincente per Krstović. Siamo al 19esimo, quindi siamo ancora nella fase iniziale della partita. Da due minuti Lecce ha sbloccato la situazione qui a Salerno, in una prima parte di gara in cui la Salernitana aveva messo in difficoltà i salentini. È inutile spiegare che se il Lecce dovesse portare a casa questi tre punti farebbe un balzo davvero importantissimo, e soprattutto poi c'è la sosta per le nazionali, e quindi Luca Gotti potrebbe anche lavorare, cercare di mettere le sue idee, che in una settimana davvero poco si possono vedere. Infatti in modo molto intelligente Luca Gotti non ha stravolto la formazione, che con Roberto D'Aversa ha sempre giocato un bel calcio. Raramente il Lecce è stato messo sotto, poi certi valori vengono fuori, ed è una squadra che qualche limite strutturale ce l'ha. Ma intanto la Salernitana va a battere il calcio d'angolo numero Andierina, poi fa filtrare il pallone, ma c'è l'ultima chiusura da parte di Ramadani, che mette il pallone in fallo laterale per la rimessa con le mani, ancora in a favore della Salernitana, battuta velocemente da Candreva. Il tocco, c'è forse un altro pallone in campo, l'arbitro se ne accorge, però vede che la palla non è interamente in campo. Un raccattapalle scavalca il tabellone pubblicitario e la va a recuperare. Il tocco per Pirola, ancora per Manolas, Manolas per Pirola, Pirola per Basic, Basic che è nel cerchio di centrocampo, allarga il gioco per l'altro centrocampista Koulibaly, Koulibaly che arriva nella metà campo del Lecce, alza la testa, gli si avvicina Ciauna. Il tocco poi però è ancora per Basic che allarga il gioco per l'altro croato, Bradaric. Il pallone che viene messo giù, fronteggiato da Jandré, Bradaric poco fa, ottimo il cross per la testa di Pirola, doppio rimpallo, l'ultimo tocco è di Bradaric, la rimessa dal fondo è per il Lecce, 22 e mezzo, Salernitana 0 Lecce 1. Sfortunato in questo caso il terzino sinistro della Salernitana, che è tra quelli che si stanno proponendo di più in questo primo quarto di gara. Bradaric dal suo piede era partito il cross che aveva portato poi al colpo di testa di Pirola, parato da Falcone, è quello che sicuramente tra i due terzini spinge di più, anche perché lo abbiamo raccontato poco fa, Ghiomber tutto è fuorché un fluidificante di fascia. Ricordiamo anche, ne approfittiamo, che oltre a Sambia e Zanoli di cui abbiamo parlato e che sono in panchina, c'è un altro terzino destro nella Salernitana in rosa, ma in questo momento però non è disponibile. Si tratta di Pierozzi, uno dei 10 acquisti estivi, è infortunato. Ricordiamo anche l'assenza per squalifica di Castanos e quella di A, che ormai è un separato in casa. Nel Lecce invece molto importante l'assenza di Banda, lo abbiamo detto in sede di presentazione, Banda un uomo molto determinante. Poi gli infortuni di Cabà e Dermaco. Ancora Salernitana, il tiro, la parata a terra in due tempi di Falcone, che poi non evita il calcio d'angolo. Ancora un tiro al volo di Ciauna e il pallone che è stato parato da Falcone, che forse era fuori posizione, ha cercato poi il portiere del Lecce di evitare l'angolo, però quando ha raggiunto il pallone era già alta la bandierina del signor Passeri della sezione di Gubbio, che aveva indicato il pallone uscito, e quindi il terzo angolo a zero in favore della Salernitana. Ma qui il Lecce ha concesso troppo spazio per la conclusione di Koulibaly a difesa schierata, un giocatore libero di colpire, battuto l'angolo, colpo di testa a liberare, il Lecce ha trovato il gol, ma la partita continua a farla la Salernitana. Sì, pesante l'assenza di Castanos per squalifica, così come quella di Banda per il Lecce, sempre per squalifica, però insomma tanti giocatori girati nella Salernitana, che porta in panchina tanti giocatori che magari il campo lo hanno visto poco in questa sfortunata stagione per la squadra campana, iniziata forse con altri obiettivi, anche ricordo con una bella pareggio alla prima all'Olimpico contro la Roma. Poi questa partita, l'andata, si disputò addirittura la terza giornata, eravamo ai primi di settembre, e il Lecce ebbe la meglio battendo la Salernitana per 2-0. Maggiore recupera il pallone, poi dà ancora indietro per Costilla, che indossa un completo fucsia evidenziatore, il portiere francese che alterna con un altro portiere espertissimo come Ochoa. Di solito l'alternanza tra portieri storicamente nel calcio non ha mai portato troppo bene, tutto sommato i portieri della Salernitana sono tra i meno responsabili di questa stagione, perché il loro, soprattutto Ochoa, in certe partite ha fatto davvero tante prodezze, lo stesso dicasi di Costilla, però insomma poco protetti direi
direi, dai difensori giocatori della Salernitana. Palla che arriva ancora a Koulibaly per Candreva, anzi per Maggiore, che smista all'indietro, ancora per Manolas per Pirola, il tocco a sinistra per Bradaric sfila davanti a Luca Gotti, è costretto a dare all'indietro per Pirola, che chiama in causa Costil. 26esimo minuto, qualcuno fischia, però al di là della distrazione sulla gol è una buona Salernitana quella che stiamo vedendo. Ed era stato ancora una volta Bradaric dalla sinistra a far partire quel cross interessante che aveva tagliato praticamente tutta l'area di rigore, trovando dall'altro lato il rimorchio da parte di Ciauna. Buona la coordinazione del francese, anche la battuta al volo di sinistro, molto bravo Falcone a volare da un palo all'altro e a chiudere lo specchio della porta. Per quanto riguarda invece il discorso sui portieri, c'è anche una statistica particolare che riguarda proprio Costil, che oggi coglie la sua nona presenza stagionale. Nelle altre 8 la Salernitana ha trovato 8 punti, una sorta di amuleto il portiere francese, che era presente in tutte e due le uniche occasioni in cui la Salernitana ha portato a casa i 3 punti, contro la Lazio e il Verona. Lungi da me voler sottolineare la mancanza dell'apporto da parte del portiere titolare Ochoa, che è sicuramente sempre stato uno dei migliori in campo, tranne nelle ultime uscite della Salernitana, però è un dato di fatto che Costil se l'è cavata abbastanza bene quando è stato chiamato in causa. Poi le ultime prove non esaltanti da parte del portiere messicano hanno convinto Liverani, che lo aveva anche fatto capire ieri in conferenza stampa, a optare per questo cambio tra i pali. Ochoa, che come tutti sapete ha un sogno, che è quello del suo 6° mondiale, sarebbe un record con il Messico, tra l'altro il prossimo mondiale si disputerà nel Nord America e anche in Messico, oltre a Stati Uniti e Canada. Attenzione alla Lecce, palla in aria, troppo lunga, allontana Maggiore per la Salernitana, recupera Jandré, che forse avrebbe potuto, infatti si arrabbia Gotti, avrebbe potuto gestirlo questo pallone con il petto, l'ha messo dietro, conclusione, però colpisce male Piccoli per il Lecce e il pallone termina altissimo sopra traversa. Tornando a quello a cui facevi riferimento, Piero Vitiello, il caso di A c'è dalla prima giornata di campionato e lì forse la società non l'ha gestita bene. Non è stata gestita bene sicuramente, ma va anche detto a onor del vero che il vaso di Pandora è stato scoperchiato il giorno prima della chiusura del mercato estivo. Morgan De Sanctis, che all'epoca era il principale dirigente della Salernitana, aveva spiegato che non c'erano più le tempistiche per accontentare il calciatore e spedirlo al Wolverhampton. Da quel momento in poi Odia si è chiuso in se stesso, un po' la Salernitana, la società non è stata capace di gestire la situazione. Fatto sta che dopo i 16 gol dell'anno scorso, quest'anno lui ne ha realizzati soltanto 4, molte volte è stato assente per infortunio, fino a quello che è accaduto poi qualche settimana fa con la decisione di non entrare in campo contro l'Udinese una volta che Liverani gli aveva chiesto di alzarsi dalla panchina. Poi sembrava ci fosse stata un'apertura, in realtà poi ancora di anno lo vediamo neanche in panchina, e quindi insomma vedremo come andrà a finire. Credo che ovviamente ci saranno anche delle code legali, ma torniamo in cronaca, visto che siamo alla 29esimo minuto nel corso del primo tempo e che a Salerno il Lecce in vantaggio sulla Salernitana per una rete a 0. Ribadiamo il gol dopo 17 minuti messo a segno da Krstovic, che ha girato in porta un assist di Alquist da dentro l'area di rigore. Il rilancio di Falcone, insegue il pallone Ghiomber, che in effetti in quel ruolo non lo abbiamo ancora visto all'opera, perché in pratica il Lecce imposta poco da quelle parti, intanto scivola Costil nel tentativo di recuperare un pallone, rischiava davvero di lasciare fuori porta. Tra l'altro c'è un giallo all'indirizzo, credo, di Koulibaly, che è andato a fermare una ripartenza del Lecce. C'è stata un'uscita di Costil, direi avventata, poi è scivolato il pallone fuori, il Lecce avrebbe potuto accelerare per tirare magari a porta vuota. Koulibaly ha fatto un fallo tattico che è stato considerato antisportivo da Maresca, e così la sana Koulibaly, il più attivo finora nella Salernitana insieme a Pirola, direi, e quello è, attenzione, girata da parte di Holmquist, non mette potenza e neanche angola la parata a terra di Costil. Primo ammonito della partita è la sana Koulibaly. Sì, uno di quelli che
poi fanno fatica nel corso della partita se devono giocare con il peso di un cartellino giallo, perché è uno di quelli che non tira mai indietro la gamba, un giocatore molto importante per la Salernitana, anche se pure lui è quest'anno è finito nel vortice negativo, soprattutto quando è rientrato poi dalla Coppa d'Africa. Non è stato il Koulibaly che qui hanno imparato ad apprezzare. Poco fa hai raccontato della bella iniziativa del Lecce, in questo caso il terzino sinistro bravo a spingersi, a crossare in mezzo è stato Gallo, e poi sul tentativo di Almquist la Salernitana si è salvata. Adesso è ancora il Lecce con Piccoli che recupera palla su un errato movimento di centrocampo da parte della Salernitana, il tocco all'indietro per Baschirotto, Baschirotto va da Pongracic, si ferma Pongracic e va a chiamare in causa il lontano portiere Falcone, protagonista l'anno scorso di un campionato strepitoso, quest'anno insomma tante conclusioni, qualche errore l'ha fatto pure lui, però rimane un portiere ovviamente affidabile per questo Lecce. Oggi qualche uscita una po' avventata con i pugni, anche quella doppia parata efficace sì, però insomma con una posizione di partenza non proprio ottimale. Adesso c'è Holmquist che gira il tiro, ancora una volta non è potente, riesce a parare Costilla, però lo svedese è molto attivo, molto vivo, certo finora due conclusioni abbastanza telefonate. Però sì, però ha il merito di tenere in apprensione la difesa della Salernitana più di quanto non stiamo facendo Krestovic, nonostante il gol, e dall'altro lato Piccoli. Sicuramente Holmquist è quello che può sfruttare maggiormente gli spazi, perché sta dal lato di Bradaric che, come detto, molto spesso si spinge in avanti, qualche volta lascia un po' scoperta la sua corsia di competenza. Per concludere il discorso su Dia, cui avevi fatto riferimento dei possibili strascichi, no? Dal punto di vista legale, in effetti la Salernitana ha presentato un'istanza al collegio arbitrale della FIGC, dunque in effetti finirà proprio così a carte bollate. Direi che è proprio inevitabile, proprio perché insomma la Salernitana ha potuto davvero godere pochissimo dell'apporto del suo giocatore di punta. Torniamo in cronaca, visto che siamo al 32esimo minuto, Lecce in avvantaggio sulla Salernitana per una rete a zero. Salernitana che prova con Maggiore a impostare ancora nel cerchio di centrocampo per Koulibaly, il controllo di Koulibaly, il pallone per Ciaunà larghissimo a destra, Ciaunà punta Gallo, Ciaunà ancora si accentra, supera un altro avversario, forse un intervento falloso sì, Maresca fischia, lì per lì sembrava che il giocatore del Lecce fosse intervenuto sul pallone, infatti si dispera, si tratta di Uden, il giocatore a terra, non ci sono provvedimenti disciplinari nei suoi confronti, ci sarà però una punizione assolutamente da posizione interessante per la Salernitana. Infatti Koulibaly atterra un po' più dietro, ma l'arbitro fa capire dove è avvenuto il fallo e siamo direi a un paio di metri dal limite del rigore, tutti spostati a destra però. Sì, con la possibilità di calciare in porta, vediamo che anche Candreva si sistema il pallone, se dovesse andare Candreva alla battuta difficilmente cercherebbe la porta perché lì è più posizione per un mancino, però stiamo a vedere, visto che Antonio Candreva ci ha abituato un po' a tutto nella sua carriera. Bravo Ciaunà a tentare l'uno contro uno, anche così la Salernitana può e deve provare a creare una superiorità numerica. C'è anche Ciaunà sul pallone, c'è anche Basic, parte Ciaunà che fa il velo, parte Basic che tira in apporto la palla che termina alta non di molto con Falcone, che questa volta ha osservato con lo sguardo sperando che la palla, come poi è stato, non fosse nello specchio. Sì, un bel tentativo da parte del centrocampista croato della Salernitana, arrivato in estate, o meglio a gennaio nel mercato invernale dalla Lazio. Il pallone è finito di poco alto, sembrava che Falcone in effetti fosse sulla traiettoria. A proposito di Falcone, di cui tessevi gli elogi poco fa, Giuseppe Bisantis, Falcone insieme a Montipò è l'unico calciatore della Serie A a non aver saltato nessun minuto di partita praticamente dall'inizio dell'anno scorso fino ad oggi. È in effetti così, perché evidentemente affidabilissimi nel loro ruolo, anche se sappiamo che nel calcio moderno i portieri sono a rischio anche provvedimenti disciplinari per qualche fallo fuori area, qualche uscita, insomma adesso il terzo portiere nelle squadre è un giocatore presente, una volta il terzo portiere in pochi sapevano davvero chi fosse perché non andava neanche in panchina, e quindi bravi tanto Falcone quanto Montipò a essere sempre presenti in questo campionato che è giunto alla giornata numero 29. Questo è l'atto numero 4, la partita
partita di Salerno, che vede il Lecce avanti sulla Salernitana per una rete a zero. Il pallone per Falcone, Falcone che batte con il destro a cercare l'autore del gol, Krstovic, che viene però preceduto da un perentorio stacco di testa da parte di Pirola. Recupera palla Jandré, ancora Krstovic, ancora Pirola, che però secondo l'arbitro si appoggia e quindi c'è fallo. Krstovic rimane a terra, attenzione, va a prendere pure il cartellino, no, lo minaccia. Maresca ha messo la mano sul taschino dove tiene i cartellini, sembrava volesse estrarlo, poi alla fine l'ha tolta per dire al prossimo è giallo sicuro. È così, anche perché Pirola poi sembrava voler addirittura protestare per un fallo che sembrava veramente netto, ha appoggiato la mano, non so se sulla spalla, sulla faccia, comunque poi con ha anche spinto l'attaccante avversario, quindi sicuramente questo era un fallo. Sulla valutazione del provvedimento disciplinare ci sarebbe stato poi eventualmente da discutere, ma sicuramente non poteva protestare. Punizione per il Lecce, la batte dalla tre quarti Uden, il pallone di sinistro a rientrare in aria, il colpo di testa, forse una carica, l'arbitro lascia proseguire, sì, fischia Maresca, carica in attacco proprio danni di Ghiomber, che quindi è andato a cercare di fermare non tanto il suo uomo Piccoli quanto Baschirotto, altro giocatore che insomma fisicamente è abbastanza ben impostato, che era andato in avanti per sfruttare le sue doti in elevazioni. Si è già ripreso con Bradaric, che adesso va via sulla sinistra, gli si fa in contro Candreva e riceve Candreva, il pallone che sfila per Koulibaly, Koulibaly la mette bassa per Ciauna, ancora per Koulibaly, Ciauna, il tocco indietro per Manolas, Manolas l'ultimo giocatore rimasto tra quelli di movimento della Salernitana a impostare la manovra, il tocco per Pirola, poi per Basic, Basic ancora all'indietro per Pirola, Pirola che si ferma, il tocco nel cerchio di centrocampo per Koulibaly, Koulibaly che tiene il pallone, poi va a servire Candreva, anticipato, prova a ripartire il Lecce, ma il rimpallo favorisce la Salernitana con Ghiomber, che in effetti in quella zona di campo mi sembra un po' un pesce fuor d'acqua, lo vediamo che i giocatori di fascia devono spingere, tenere bene palla, non sono queste le principali caratteristiche del difensore slovacco. Non lo sono, ben più evidenti in quel caso sarebbero le potenzialità di Zanoli, che è uno che aggredisce molto spesso la linea di fondo, lo stesso vale per Sambia. Nel momento di pausa vi diremo anche chi c'è in panchina, ma intanto la Salernitana prova un'azione con Candreva, spazza via Ramadani, il pallone che però viene recuperato ancora da Manolas che mette palla a terra per Basic, Basic prova ad accentrarsi, l'esterno dell'ex giocatore della Lazio, il pallone che arriva ancora a Koulibaly, Koulibaly che si ferma, va a destra, il tocco è ancora per Ghiomber, Ghiomber, il pallone che arriva a Candreva, ancora per Ghiomber, Ghiomber che si ferma, il tocco per Koulibaly, Koulibaly per Pirola, linea centrale del campo scavalcata in questo momento, Pirola arriva sulla tre quarti campo, poi scarica il pallone a sinistra per Bradaric, Bradaric ancora centralmente per Maggiore, Maggiore per Koulibaly, Koulibaly tutto a destra dove c'è Candreva, Candreva ancora per l'inserimento di Ciauna, pallone di ritorno per Candreva che di questa squadra è il capitano, il tocco per Ciauna, Ciauna ancora che nella tre quarti campo tocca all'indietro per Koulibaly, Koulibaly si propone, non si propone Ghiomber, cosa che invece un esterno dovrebbe fare, ma lui rimane bloccato lì, il pallone per Maggiore torna ancora per Ghiomber, ma chiaramente se gli esterni non si liberano il gioco non riesce a trovare sbocchi sulle fasce. Ed è bravo anche il Lecce per la verità a chiudersi tutti e 11 dietro la linea del pallone con i centrali che raramente escono e dunque lasciano spazio alle loro spalle, la Salernità non riesce a trovare l'imbucata, deve provare un uno contro uno, Ciauna lo fa adesso. Eh sì, un prolungato possesso palla, Ciauna la mette al centro, il colpo di testa di Baschirotto, ancora Salernitana che prova a restare in avanti con Candreva che cattura il pallone, lo tocca all'indietro per Pirola, poi il pallone che viene servito ancora per Bradaric, Bradaric sulla tre quarti campo, il cambio di gioco tutta a destra dove c'è Ciauna che stoppa il pallone, poi di fronte a Segallo prova di retirlo con una serie di dribbling, il pallone arriva all'indietro per Koulibaly, Koulibaly sembrava volesse tirare, poi Bradaric anticipato, Bradaric non ferma la gamba, fa fallo, calcio di punizione in favore del Lecce, c'è stato questo prolungato possesso palla della Salernitana, il Lecce ha atteso, però insomma si vede che psicologicamente il Lecce anche ha qualche problema perché insomma soffre la pressione. Soffre, ma in questo caso sa soffrire, perché poi è abbastanza esemplificativo, no? Questo intervento da parte di Almqvist all'altezza della linea del limite dell'area di rigore, il Lecce era tutto schiacciato, ha attirato la Salernitana che poi quando ha provato a cambiare il fronte ha trovato sulla
linea di passaggio proprio l'attaccante destro del Lecce, che era riuscito a dare una mano. Gotti ha chiesto anche questo, ha chiesto sacrificio, ha detto una squadra che deve lottare, sa anche giocare al calcio, ma in questo momento deve anche saper mettere il coltello tra i denti. Siamo quasi al 40° minuto con il Lecce in vantaggio qui a Salasic della Salernitana, sta per battere praticamente vicino alla linea del fallo laterale, un solo uomo del Lecce in barriera, parte Basic, palla in aria, colpo di testa, rimane in attacco la Salernitana con Candreva che la mette ancora in aria, l'uscita di Falcone, pallone lì, mischia paurosa e non succede niente perché ancora una volta Falcone se la cava, ma ancora una volta direi poco reattiva la difesa del Lecce. Sì, sicuramente, anche se qui veramente c'è da fare i complimenti al portiere del Lecce che è uscito alla disperata su una spizzata di testa nel cuore dell'area di rigore, che ha liberato Maggiore che era a tu per tu con la porta in spaccata, è riuscito anche ad angolarla. Falcone è uscito con le braccia larghe e ha avuto la bravura e la fortuna di vedere il pallone impattare proprio sul suo guantone aperto e ha salvato il Lecce. La Salernitana, possiamo dire senza timore di essere smentiti, non merita di essere in svantaggio in questo primo tempo e qui è andata davvero vicinissima al pareggio. L'ennesima distrazione ha portato al gol del vantaggio da parte dell'attaccante montenegrino del Lecce, Krstović, che poi al di là del gol ha fatto ben poco. Attenzione ancora Salernitana con Basic in aria, la allontana Pongracic, prova a ripartire il Lecce, c'è un contrasto per l'arbitro tutto regolare, risale il Lecce, palla per Holmquist, è molto veloce, ma è veloce anche Koulibaly che va in chiusura, invita a uscire. Credo che ci sia stato un giallo per protesta all'indirizzo del capitano del Lecce Blaine proprio dopo quella mischia in cui probabilmente il giocatore francese chiedeva un fallo in attacco della Salernitana e l'avrà chiesto evidentemente in modo un po' animato, mi è parso di vedere Maresca sventolare il cartellino giallo all'indirizzo del numero 29 del Lecce, Alexis Blaine, uno della coppia di centrocampisti francesi, l'altro è Uden, che spesso si scambiano di ruolo e spesso anche noi scambiamo in commento. Il pallone che arriva ancora dalle parti di Pirola, il controllo di Pirola, il tocco per Bradaric, Bradaric che si avvicina, poi il tocco all'indietro ancora per Pirola, Pirola che va lateralmente da Manolas, Manolas si ferma ancora da Pirola mentre Fabio Liverani si sbraccia davanti alla sua panchina perché insomma vorrebbe magari maggiore profondità. Ancora il pallone controllato dalla Salernitana, la chiusura del Lecce con Ramadani che allontana, spallata ancora di Pirola e Krstović, sono due caratterini, alla meglio questa volta Krstović, il tocco che arriva ancora dalle parti di Uden che fa viaggiare a sinistra Gallo, la spinta del giocatore del Lecce, il pallone che era interessante ma Manolas è riuscito a intercettarlo, ancora Lecce, scivola un giocatore, per l'arbitro c'è stato fallo, calcio di punizione in favore del Lecce mentre un giocatore della Salernitana si accerta, infatti si prende il giallo e lui che ha commesso fallo dovrebbe trattarsi di Maggiore che ha commesso il fallo, poi si è subito reso conto, ha cercato di chiedere scusa ma questo non gli è valso l'emendamento del giallo da parte dell'arbitro Maresca. Molto bravo poco fa Manolas perché stava correndo all'indietro e il cross che era arrivato dalla sinistra e che avrebbe trovato Krstović davvero solo di fronte a Costil è stato disinnescato dal centrale greco che non era in ottima condizione di equilibrio, è riuscito con una torsione della testa a impattare con il pallone e ad evitare quello che sarebbe stata una grandissima occasione per il raddoppio dei salentini. Fra poco ci sarà questa punizione ma fra poco conosceremo anche l'entità del recupero eventuale, visto che siamo a pochi secondi dal 45esimo, il quarto uomo Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido ha la lavagna luminosa in mano, quindi almeno un minuto ci sarà, ma potrebbero essere anche due invece uno. Un minuto di recupero in questo primo tempo, comunque tutto sommato godibile con il Lecce che prova ancora una girata, c'è una deviazione per cui ci sarà il primo angolo della partita in favore del Lecce contro i tre battuti dalla Salernitana e con tutta probabilità, vista la lentezza con cui i giocatori del Lecce vanno a battere questo angolo, finirà qui il primo tempo che vede il Lecce avanti. Dalla panchina Gotti richiama Holmquist per dire tu non andare in aria, non è una grande stazza il giocatore svedese, quindi resta dietro per bloccare la ripartenza o magari per esplodere un tiro su una respinta corta. La bandierina è quella di destra, la porta è quella a nostra destra sotto la curva Siberiano, il tifo caldo della Salernitana, partirà con il sinistro Uden, palla in aria, il tentativo di testa, si impenna, non esce Costil, allontana ancora Ghiomber, anzi Manolas, chiedo scusa, la rovesciata dal punto di vista stilistico spettacolare, dal punto di vista della pericolosità praticamente nulla perché l'impatto con il pallone è sbagliato, ci ha provato Piccoli e il pallone è terminato allontanissimo dai pali della porta difesa.
difesa da Costil. Nessun pericolo per la Salernitana in questo caso, i colpi di testa, che quello che aveva generato il primo calcio d'angolo era stato di Pong.
ha aggiornato e insomma l'ingresso in campo di Dorgu, giocatore danese, al posto di uno dei due francesi, esattamente di Uden con la maglia numero 10. Ed è proprio Dorgu che sta giocando da centrocampista, che prova la prima percussione, fa prendersi il pallone. Lui è un giocatore di fascia, però evidentemente è duttile, può giocare anche da interno. Gallo rimane a coprire la fascia sulla sinistra. Uden sta giocando proprio nel ruolo che era di Dorgu sta giocando nel ruolo che era di Uden, e quindi rimane il 4-3-3 che adesso vi ricorderemo. Sì, credo che non ci siano dubbi, Uden sì, sta giocando da mezzala, praticamente da mezzala. Sì, sì, è lì che si è schierato ed è lì che è riuscito a, con la prima percussione, già a mettere un po' in difficoltà la Salernitana, che è riuscita poi a chiudersi. Salernitana che ora attacca e si attacca ancora con lo stacco di testa da parte di Ciauna, il pallone che termina alto sulla traversa, era sulla traiettoria Falcone, però bello il gesto tecnico di Ciauna. Velocemente le formazioni: Salernitana di Fabio Liberani in campo con la divisa tradizionale, la maglia granata, i calzoncini, calzettoni granata, attacca in questa ripresa da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione, il portiere Costil, poi Ghiomber, Manolas, Pirola e Bradaric in difesa, Koulibaly, Maggiore, Basic a centrocampo, Candreva dietro le due punte che sono Weisman e Ciauna. La replica del Lecce in divisa da trasferta, la maglia bianca con spalle blu e bordi giallo-rossi per il tecnico Luca Gotti. Adesso la formazione è questa: Falcone in porta, Gendré, Pongracic, Baschirotto e Gallo, immutata la difesa, cambia al centrocampo dove Blen e Ramadani sono affiancati adesso da Dorgu, davanti Holmquist, Kurstovic, autore del gol, e Piccoli. La maglia gialla, calzoncini neri, calzettoni gialli per l'arbitro che è Fabio Maresca della sezione di Napoli, entrambi umbri, guardialine sono Alessandro Costanzo di Orvieto e Matteo Passeri di Gubbio, il quarto uomo Matteo Marchetti di Ostialido, collegati al VAR Paolo Valeri di Roma e Simone Sozza di Seregno. VAR che è intervenuto solo su una mischia davanti a Falcone con qualche giocatore di troppo che era caduto, e il VAR ha rassicurato Maresca che non era successo nulla. Non ci sono stati poi interventi in particolari e determinanti in questa partita. Gli ammoniti sono due, entrambi nella Salernitana, si tratta di Koulibaly e Maggiore, entrambi per gioco falloso. Rettifichiamo quanto da me detto nel corso del primo tempo: mi era parsa un'ammonizione all'indirizzo del capitano del Lecce Blen, che in realtà non c'è stata, è stato solamente un chiarimento tra l'arbitro Maresca e Blen. E quindi Salernitana 0, Lecce 1, 14 gradi di temperatura, pioggerellina intermittente, pochi tifosi del Lecce, ma perché la trasferta è stata vietata ai residenti nella provincia di Lecce, sono una trentina in tutto. Buona invece la presenza di Salerno, dei salernitani, soprattutto nella curva alla nostra destra, direi in tutto circa 15.000 gli spettatori presenti, con il Lecce che batte a sorpresa una punizione, proteste del pubblico, Piccoli la girata centrale per Costil. Ve l'avevamo promesso nel primo tempo, ma non abbiamo avuto modo di farlo perché la partita con errori da una parte all'altra, ma è tutto sommato gradevole. Adesso ci sarà il primo giallo all'indirizzo di un giocatore delle Lecce per un netto intervento in ritardo, si tratta proprio di Ramadani, il centrocampista albanese, nazionale albanese. Molti giocatori si aggregheranno ai loro nazionali perché la prossima pausa è per tutte le nazionali, comprese quelle giovanili. In panchina i due portieri della Salernitana sono Cioè Allocca, poi Pasalidis, Boateng, Sambia, Martegani, Simi, Gomi, Fazio, Iquemesi, Pellegrino, Sfait, Vignato, Zanoli e Legoschi. Molto di meno quelli del Lecce, erano 10, adesso sono 9 dopo l'ingresso di Dorgu. I due portieri Brancolini e Samoia, poi Rafia, Sansone, Venuti, Gonzales, Beriscia, Pierotti e Tuba. Questi i giocatori a disposizione dei due allenatori. 4 minuti nel corso della ripresa, Salernitana 0, Lecce 1. Direi che il ritmo rimane sempre alto, però il Lecce vuole un po' tirarsi fuori dalla pressione della Salernitana e sta provando magari a trovare quel gol che potrebbe chiudere il conto. Sì, partita un po' sfilacciata in questo avvio di ripresa, con un po' di capovolgimenti di fronte, tanto disordine anche in questo caso. Il Lecce prova con una verticalizzazione da parte di Gendré a premiare l'inserimento di Holmquist, che però frana addosso a Bradaric, che abbiamo raccontato nel corso del primo tempo sta facendo una partita oltre che di sacrificio anche di spinta, e in questo caso la sua corsa all'indietro per frenare lo svedese che si era lanciato in profondità e gli è carambolato addosso. Riparte a
adesso la formazione del Lecce che recupera palla, è stato ammonito appunto Ramadani, primo ammonito nei giocatori salentini, questo per un intervento in gioco falloso. Ancora il Lecce che tiene palla con Pongracic, il tocco per Gendré, arriva proprio Ramadani che però non viene servito da Gendré, il pallone arriva ancora a Pongracic, si allarga Baschinotto, movimenti sotto di noi, questa è la panchina della Salernitana e quindi alle viste i primi cambi operati da Fabio Liberani. Vediamo che lo staff del tecnico romano della formazione salernitana stanno dando indicazioni ai giocatori che stanno per entrare in campo, stanno anche indossando la maglietta e quindi si dovrebbe trattare, se non ho visto male, di Martegani e Sambia, però non sono così sicuro perché penso siamo proprio sia Gomis, quindi giocatore francese che si è visto finora molto poco, uno di quelli che hanno giocato di meno tra i 10 arrivati a gennaio, meno di lui ancora Vignato. In conferenza stampa però Liberani aveva detto ci sarà spazio per tutti e Gomis può essere il primo. Adesso è il Lecce che ci prova con un'azione da parte di Dorgu, è entrato molto determinato in partita, si guadagna anche fallo, vediamo se c'è il tempo, credo che ancora non siano pronti i cambi perché ancora i collaboratori di Liberani stanno dando indicazioni ai due giocatori della Salernitana che entreranno. Adesso si avvicina lo stesso Liberani a dare indicazioni al giocatore che entrerà in campo, eccoli che sono conti pronti di divisa gioco, ma credo che si batterà prima questo insidioso calcio di punizione in favore della Salernitana. Confermiamo che uno è Gomis e l'altro invece è Simi, e poi avremo anche qualche prova da spendere dopo questa punizione su questa stagione di Simi molto molto particolare. Batte Gallo, non esce il portiere, attenzione, mischia la conclusione murata, ancora Lecce la conclusione, palla alta sopra la traversa, mischia pericolosa davanti alla Salernitana, entrerà Simi, allora all'inizio fuori rosa, poi arriva Pippo Inzaghi, non solo lo butta dentro ma esprime parole, dice io vorrei tutti i giocatori della Salernitana come Simi per la dedizione, poi di nuovo fuori, adesso c'è tempo di vederlo in campo. Simi va a prendere il posto di un fischiatissimo Weisman che ripeto ha ricevuto il premio come miglior giocatore del mese di febbraio per la Salernitana. Piero Vitiello ha fatto una battuta sul meno peggio, forse in effetti è lo stesso che pensano i tifosi della Salernitana, e l'altro giocatore che ha lasciato il campo è proprio Koulibaly, è uscito Koulibaly e quindi via uno dei centrocampisti più dinamici, forse perché era gravato da una ammonizione. Sì, molto probabilmente è stato questa ad orientare la scelta di Liberani, e poi possiamo anche aggiungere che non è stata sicuramente la partita migliore di Koulibaly. Quanto a Simi, al giudizio sulla sua stagione, chiaramente non si salva neanche lui come tutto il resto della squadra, ha vissuto un momento in cui era il titolare, il primo nelle gerarchie di Pippo Inzaghi, ma semplicemente perché i quei mesi quando veniva utilizzato aveva convinto decisamente poco, quantomeno Simi poteva garantire un minimo di fisicità, e poi perché era il periodo, il mese di gennaio in cui Dia era fuori per infortunio, Dia ancora non era stato messo fuori rosa, ancora era a tutti gli effetti un calciatore della Salernitana. Inzaghi tra l'altro provava quasi sempre a spronarlo a dare qualcosa in più perché a lui aveva affidato di fatto almeno virtualmente le chiavi dell'attacco. In questo vuoto si era inserito Simi, che però al di là di un gol realizzato proprio qui all'Arechi non era riuscito a dare un grosso apporto alla causa. Sicuramente si è fatto trovare pronto quando è stato chiamato, dopo essere stato messo a propria volta fuori rosa a inizio stagione, però da qui a dire che sia stato uno degli elementi positivi ce ne passa. E vedremo, adesso si è andato a posizionare ovviamente al centro dell'attacco, lui altri ruoli non ne ha e quindi con le sue lunghe leve, altro più di 2 metri, il giocatore nigeriano adesso se la va a vedere con Baschinotto e Pongracic che andranno in chiusura. Candreva si va a prendere il pallone nella sua metà campo e apre il gioco per Manolas, linea centrale del campo, Manolas lo scarico a destra per Ghiomber, il controllo di Ghiomber, il pallone per Ciauna, anticipato, può ripartire, solito Dorgu, forse un fallo di Ghiomber, l'arbitro lascia proseguire, poi la svirgola in proiezione di chiusura Manolas nel tentativo di anticipare Krstovic e mette il pallone in fallo laterale. Vediamo che Luca Gotti, il tecnico solitamente molto pacato, ha qualcosa da dire al quarto uomo che è il signor Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido, battuto il fallo laterale. Baschirotto ancora per Pongracic,
attende l'arrivo del pallone in apposta ancora per Gendré per Holmquist, molto movimento da parte dello svedese, questo in dubbio. Il tocco ancora per Kostovic fuori misura, c'è in vantaggio Pirola che anticipa, poi rilancia non benissimo, però riesce a catturare palla la Salernitana ancora con Candreva che la mette in una zona dove non c'è nessuno, ed ecco i momenti in cui si spegne la luce nella Salernitana. È così, anche se, anche perché se poi si spegne anche a Candreva, certo, che è il giocatore dotato del maggior tasso tecnico, oltre ad essere il capitano, l'unico ad essersi tra virgolette salvato in questa stagione in cui ha realizzato 5 gol, è chiaro che diventa difficile un po' per tutti. Tutti si aspettano che da lui paradossalmente non arrivino errori, ma può sbagliare anche lui. Ricordiamo Candreva è un giocatore molto esperto, il suo anno di nascita ce l'ha scritto dietro la maglietta, 87. Candreva che peraltro, se vogliamo anche dare una statistica, oggi diventa insieme a raggiunge Giovanni Galli con la 496esima presenza in Serie A al 18° posto tra i più presenti di sempre nel massimo campionato italiano. 87 il 28 febbraio, quindi ha da poco compiuto la bellezza di 37 anni, ma rimane il giocatore assolutamente più importante di questa Salernitana, arrivato l'anno scorso dopo insomma le stagioni alla Sampdoria, anche per la situazione societaria della Sampdoria, è arrivato a Salerno, ha sposato la causa, grande campionato l'anno scorso, quest'anno il suo l'ha fatto, ecco, è uno dei pochi che al momento riesce a raggiungere la sufficienza nella stagione della Salernitana. Ovviamente il Salernitana prova a ripartire adesso con Manolas, poi il solito mercato di gennaio che qui a Salerno insomma ha portato anche nomi in passato come Ribéry, è arrivato Boateng, Manolas era ormai fuori dal calcio italiano da un po', lo stesso Fazio, che insomma tanti giocatori che forse però il meglio lo hanno già dato. Sì, a Sabatini era andata molto bene un paio di anni fa quando era riuscito con la famosa salvezza del 7% di possibilità a mettere dentro giocatori, qualcuno per la verità aveva anche deluso, Perotti è un nome che possiamo ricordare, poi però era arrivato il miracolo della salvezza con Davide Nicola, la formula, la ricetta più o meno ha provato a riproporla quest'anno, è andata decisamente meno bene. E adesso c'è la Salernitana che va a effettuare una rimessa con le mani, con Ghiomber dalla destra, Simi, primo pallone toccato, prova una sponda, allontana però la difesa del Lecce che prova a risalire, qui però Krstovic chiede un fallo di mano e lo ottiene, perché Krstovic era stato un po' lezioso, anziché risalire era andato a smorzare il pallone con il petto, la Salernitana l'aveva recuperato, però era lì vicino Krstovic, ha detto all'arbitro Maresca è fallo di mano, Maresca non aveva bisogno del suggerimento perché l'aveva già visto da sé, e quindi calcio di punizione in favore del Lecce, 13 minuti nel corso della ripresa, Salernitana 0 Lecce 1 con la battuta di Baschirotto per Ramadani, anzi no, per il numero 29 Blen, chiedo scusa, il rilancio di Blen, il pallone che arriva a Gallo preceduto nello stacco da Ghiomber, pallone che però esce direttamente in fallo laterale davanti alla panchina della Salernitana, dove impeccabile nel suo completo sociale Fabio Liverani sta cercando di dare indicazioni ai suoi, però insomma lui stesso, lo abbiamo sentito nel nostro prepartita nella conferenza di ieri, non è che si è fatto troppe illusioni sulla situazione della Salernitana, perché insomma la classifica è quasi una sentenza, parla chiaro, poi le salvezze impossibili ci sono state, ricordava poco fa Piero Vitiello quella proprio qui a Salerno con Davide Nicola che riuscì a salvare la Salernitana che sembrava spacciata, lo stesso Davide Nicola lo stesso fece con il Crotone qualche anno prima, quindi insomma tutto sembra possibile, il discorso è che insomma devi fare tanti punti e devi cambiare completamente registro. Sì, l'aritmetica dice che la Salernitana con 30 punti a disposizione e 11 alla vigilia di questa partita da recuperare sulla quart'ultima è ancora in gioco, considerando anche che ci sono altri 4 scontri diretti, compreso questo fino alla fine del campionato. Il problema è che la Salernitana fin qui ha vinto 2 partite in totale. Eh sì, le ricordiamo, quella in rimonta qui alla Recchi contro la Lazio e quella che sembrava pesantissima sul Verona, che era uno scontro diretto, sembrava praticamente il passo d'addio del Verona, poi stravolgimento a gennaio nel Verona, e il Verona ha messo insieme una serie di risultati che in questo momento lo tengono fuori dalla zona pericolo, però basta poco, ne sa qualcosa l'Empoli che sembrava essersi tirato fuori, poi 3 sconfitte per 1-0, l'Empoli di nuovo dietro, Verona che domani se la vedrà con il Milan nella partita delle ore 15. C'è adesso un fallo in attacco fischiato a Lecce, può ripartire la Salernitana ancora con Manolas, noi ci stiamo avvicinando all'ora di gioco, considerato anche il minuto di recupero
recupero che poi è diventato 1.5 minuti nel primo tempo, l'abbiamo superata. Si gioca da 61 minuti, Lecce è in vantaggio qui a Salerno per 1-0. E poco fa, prima dei cambi, c'era stata una mischia in area salernitana con un batti e ribatti con la difesa della Salernitana, che è riuscito a scamparlo. Un po' quello che si era visto nel primo tempo, Piero Vitiello a porta inavvertito, meglio, la porta era sempre quella nostra sinistra, visto che poi ovviamente c'è stato il cambio campo, però quello che è adesso la Salernitana in questo secondo tempo sta facendo molto molto meno. Sì, non è riuscita neanche a guadagnarsi quel calcio di punizione o quel calcio d'angolo, quell'occasione per mettere il pallone in aria e provare a vedere se accade qualcosa. Merito anche di un Lecce che, lo dicevamo, quando è costretto a difendersi lo fa con tutti e 11 giocatori sotto la linea del pallone, e dunque impedisce anche alla Salernitana, che poi tra l'altro ha poche soluzioni tecniche, è uno degli attacchi peggiori della Serie A oltretutto, impedisce per l'appunto di creare situazioni pericolose. Anche in questo caso un'azione che è qui davanti ai nostri occhi e si svolge con la Salernitana che non trova di meglio da fare una volta arrivata al limite dell'area che tornare indietro e ricominciare l'azione. Eccolo Gomis che prova il suo spunto, viene però anticipato da un ottimo Gallo, devo dire uno dei migliori del Lecce, poi prova ancora Kerstovic ma che sotto lo anticipa di netto e va a prendere palla Manolas che la mette in aria per il tentativo di girata, colpisce un sporco Candreva che si dispera con se stesso. Il primo controllo era buono, poi Prestato ha provato il tiro ma ne è venuta fuori una telefonata per Falcone, che siamo al 16° alla ripresa, finora sta attraversando un secondo tempo molto più tranquillo rispetto al primo, mentre adesso nella Salernitana è pronto un altro cambio. Ecco, lo citavi, Emanuel Vignato, altro che si è visto pochissimo a Salerno, è un gran talento italo-brasiliano, però uno di quei giocatori che ormai è diverse stagioni che è in campionato di Serie A, sembra sempre in procinto di spiccare il salto, che poi non spicca quasi mai, grandi numeri però continuità poca. Doveva esplodere qualche tempo fa, aveva fatto vedere qualcosa di buono soprattutto al Chievo, poi si è andato un po' a perdere, una stagione all'Empoli con un gol in Serie A, poi al Pisa quest'anno piuttosto male, poi adesso il prestito alla Salernitana dove non si è ancora espresso perché di fatto non ha giocato. Attenzione al Lecce con una incursione di Piccoli, poi il tocco per Gendré, il pallone in aria, ancora Dorgu prova il colpo di testa, tocca lui per ultimo, che se è vero che Maresca comanda la rimessa dal fondo. Sembra più tranquillo il Lecce, però non si fida Luca Gotti, tecnico esperto, che dice non li facciamo entrare in aria, non li facciamo avvicinare perché ci vuole niente a prendere gol. Intanto si scaldano in 5 giocatori del Lecce, quindi alle viste altri cambi in questo secondo tempo, mentre il terzo nella Salernitana sarà un cambio singolo perché non vediamo altri giocatori, appunto Emanuel Vignato, che cercherà con la sua fantasia e con il suo estro un po' di vivacizzare il fronte offensivo della Salernitana, che azioni lineari non è che ne ha avute molto, qualche mischia, ottimi interventi da parte di Falcone, un tiro di Koulibaly, una parata in due tempi, però dal punto di vista della costruzione del gioco anche questa sera la Salernitana sta facendo vedere tutti i suoi limiti. Ha provato poco fa in quell'occasione in cui, che hai descritto con la girata di Candreva, a inventarsi qualcosa di nuovo. Dove è stato il cambiamento? È che Manolas ha deciso di spingersi più avanti, di tentare l'anticipo addirittura a tre quarti campo, e lì ha creato un break e si è aperto la possibilità di servire Candreva in mezzo all'area. La Salernitana deve puntare anche a questo, deve rischiare qualcosa come l'anticipo di un centrale difensivo ben oltre la sua zona di competenza, altrimenti costruire è difficilissimo per questa squadra. Guarda, è arrivato da poco, però dai movimenti Luca Gotti si vede che è uno che il pallone lo vuole sempre giocare, mai sprecare. Qui Gallo ha intercettato la sua Salernitana, l'ha spazzata in avanti e Gotti lo ha ripreso per dire hai la palla, giocala, e prova a impostare. Insomma, è uno della generazione di tecnici che preferisce il gioco al non gioco, al giocare annullando l'avversario ma cercare di imporre il proprio gioco. Si ritrova ad allenare una squadra che probabilmente non è abituata in trasferta a gestire un vantaggio. Il Lecce, ricordiamolo, non ha mai visto cosa fare, ci ha litigato, mentre intanto il cambio della Salernitana sarà doppio perché oltre a Vignato ha smesso la tuta e sta per entrare in campo con la maglia numero 59 Zanoli. E quindi anche da te evocato più volte, vediamo se esce Ghiomber. Ghiomber per ora è lì, ha le braccia conserte, dice mi sa che tocca a me. Intanto Vignato, sì. Esce Ghiomber, dentro Zanoli, direi esperimento assolutamente fallito. Va anche ricordato che Ghiomber rientrava dopo un infortunio che l'aveva tenuto fuori diverse settimane, dunque era ipotizzabile che non potesse effettuare tutti e 90 i minuti. Va anche detto che non è il suo ruolo
quello nella Salernitana negli ultimi tempi ha sempre giocato da centrale, difesa a 3 o difesa a 4, negli anni scorsi è stato anche grande protagonista delle salvezze, quest'anno sta naufragando come tutto il resto della squadra, questa sera da terzino destro non ha per niente convinto. No, direi decisamente di no, mentre il giocatore che è uscito per lasciare spazio a Vignato è Ciauna, e quindi non c'è Ciauna, e quindi c'è invece il break del Lecce che scende in avanti, il tocco per Piccoli che entra in area di rigore, non ha più Ghiomber davanti, Piccoli poi scarica il pallone a sinistra dove un giocatore del Lecce, Gallo, forse convinto di essere in fuorigioco, non va, ho dei dubbi che fosse in fuorigioco, comunque è rimasto immobile, devo dire che anche Luca Gotti non ha capito granché il movimento del suo giocatore. Dorgu è entrato bene in una partita, il tocco all'indietro ancora per Blen, il pallone che viene smistato per Pongracic, Pongracic arriva nella metà campo della Salernitana, l'apertura a destra per Jandré, ancora per Pongracic, Pongracic che si ferma, poi la mette ancora in avanti per il tentativo da parte di Kurstovic che però viene anticipato, può ripartire la Salernitana con questa percussione, la palla per Simi, poi ancora Maggiore che lancia Candreva che entra in area di rigore, Candreva è costretto a decentrarsi, Candreva brava a marcarlo e allontanarlo, il pallone che viene ancora una volta smanacciato da Falcone in quello che è il primo intervento del suo secondo tempo, poi fallo in attacco da parte di Vignato, no, non viene fischiato né dall'arbitro e né soprattutto dalla guardialine lì vicino, esattamente Costanzo, evidentemente il contatto è stato giudicato regolare, ma il Lecce ha recuperato palla ancora con Piccoli, invita la calma, invita a ragionare Luca Gotti, il tocca ancora per Dorgu, Dorgu adesso più decentrato a sinistra, Dorgu punta il suo diretto avversario, va verso il fondo, Dorgu la mette al centro, la girata, buono il gioco di Dorgu, la girata però ancora una volta di Kurstovic termina direttamente in curva. Ci sono delle cose Giuseppe Pisantis che non finiscono nelle statistiche, ma prima quello che ha fatto Gallo in occasione della grande occasione della Salernitana è stato davvero da mettere in evidenza, perché Candreva era stato lanciato in profondità da Maggiore se non mi sbaglio e aveva campo aperto di fronte a sé dall'altro lato del campo, Gallo che è il terzino sinistro del Lecce è andato a chiudere dall'altro lato, ossia su Candreva che a propria volta dal lato sinistro dell'attacco della Salernitana si stava involando verso la porta difesa da Falcone, Gallo ha corso in diagonale ed è riuscito a coprire la distanza, è più veloce di Candreva ma non era scontato che riuscisse ad arrivarci, lo ha fatto, gli ha chiuso la strada e ha evitato proprio che Candreva potesse battere a rete. Intanto quattro cambi nella Salernitana, uno solo nel Lecce tra l'altro con zero finestre impegnato, e quello nell'intervallo con l'ingresso in campo di Dorgu proprio al posto di Uden, ma adesso è pronto un altro cambio, vediamo se sarà singolo o intanto sbaglia completamente il controllo il giocatore della Salernitana che riceve il pallone, forse non se lo aspettava il giocatore Candreva e quindi insomma anche lui comincia a apparire sfiduciato, ancora indicazioni da parte di Gotti, allora Maresca dice non siete pronti, via, si riprende con Gallo la rimessa, 25 minuti nel corso della ripresa, Stadio Arechi, Salernitana 0, Lecce 1, decide ancora il gol nel primo tempo al 17° di Kurstovic, ancora il pallone che esce, indicazioni per il giocatore del Lecce che entra in campo, si tratta di un giocatore esperto che insomma secondo le indiscrezioni sarebbe dovuto essere lui il sostituto naturale di Bandà che oggi è squalificato, parliamo ovviamente di Sansone che è andato a prendere il posto di Gallo e devo dire che questa, adesso Gotti sta spiegando un po' con fare paterno, adesso addirittura l'abbraccia Gallo, le motivazioni del suo cambio, ma Gallo che ha fatto una buona partita aveva, non dico disubbidito, ma quasi ad alcune indicazioni, insomma non era piaciuto in alcuni atteggiamenti e l'ha sostituito, infatti Gallo credo che abbia chiesto mister perché mi ha sostituito e gli ha dato una spiegazione direi con fare paterno. Poi c'è stato il cambio anche nella Salernitana con l'ingresso di Martegani che ha preso il posto di Maggiore. È così, c'è anche una spiegazione tecnica nel cambio effettuato da Gotti, Gotti aveva di fatto un terzino sinistro già in campo che aveva schierato fin dall'inizio di questo secondo tempo quando era entrato al posto di Uden, aveva schierato a mezzala sinistra a centrocampo, si tratta di Dorgu che adesso torna nel suo ruolo naturale, terzino sinistro per l'appunto al posto di Gallo con Sansone che invece andrà a rimpolpare un poco la tre quarti del Lecce, Lecce che è comunque piuttosto offensivo, non so cosa ne pensi tu Giuseppe perché ci sono ancora in campo Piccoli, Kurstovic, Almquist e adesso anche Sansone, evidentemente Gotti fiuta la possibilità
possibilità di chiuderla questa partita. Sì, questo è vero, poi è anche vero quello che hai spiegato dal punto di vista tattico poco fa, che è vero che entra Sansone un attaccante per un difensore gallo, però è anche vero che Dorgu torna a fare quello che tocca il pallone, il suo ruolo, anche se poi da interno non ha fatto male, insomma, no, ha dato sicuramente dinamismo, però insomma di solito o gioca Gallo o gioca Dorgu, perché sono giocatori sulla sinistra. Sansone può avanzare, come vedi Piccoli adesso è più centrale, Krstovic si sposta, svaria Holmquist, che però, visto anche i precedenti, visto che è un giocatore che magari tanto si alza un altro giallo all'indirizzo, un giocatore della Salernitana, Pirola, potrebbe essere uno dei giocatori a essere sostituiti, perché insomma dal punto di vista fisico nella finale cala un po'. È così, tra l'altro possiamo anche aggiungere una nota anagrafica tra virgolette relativa a Sansone. Sansone è nato a Monaco di Baviera da genitori della provincia di Salerno, di Nova Velia, dunque per lui non si può dire che giochi in casa, però qualche parente da queste parti ce l'ha. Ma sicuramente sarà, e sarà anche in tribuna per insomma questo giocatore che è non più giovanissimo, ha fatto una buona carriera, ha giocato pure all'estero, lui che all'estero, come appunto ricordava il nostro Piero Vitiello, ci è nato. Intanto c'è un'uscita da parte di Costil, beh direi nel secondo tempo portieri interventi tra i pali nessuno, al di là dell'ordinaria amministrazione, ritmo che rimane abbastanza alto, è chiaro, sono di fronte due squadre di bassa classifica, bassissima per quel che riguarda la Salernitana, squadre che inevitabilmente hanno problemi, quindi insomma non ci aspettiamo la grandissima giocata di Fino, però insomma l'impegno ci sta da una parte e dall'altra. 28esimo minuto nel corso della ripresa, Salernitana 0 Lecce 1, ma in questo secondo tempo il Lecce sta tenendo la Salernitana lontano dalla propria area di rigore, ancora movimenti sulla panchina del Lecce, non ce ne saranno più nella Salernitana perché con l'ingresso di Martegani per Maggiore si è arrivati a 5 cambi e quindi di più non se ne possono fare. Attenzione Simi, servito in aria, Simi la girata e la chiusura da parte del portiere Falcone, qui davvero la difesa del Lecce si è fatta infilare, ci sarà il primo angolo del secondo tempo per la Salernitana, il quarto complessivo, due battuti dal Lecce con l'imbucata per Simi che è arrivato in aria da posizione decentrata, bravo a chiudergli lo specchio della porta e a mettere in angolo il portiere Falcone, però ecco le distrazioni cui credo stia facendo riferimento Luca Gotti per dire abbiamo la partita in mano, sarebbe assolutamente da folli prendere un gol in questo momento, però per poco questa imbucata non liberiva Semi, intanto grande giocata di Martegani, tunnel addirittura ai danni di Ramadani, poi però si allunga il pallone, anticipa la difesa del Lecce, insiste ancora la Salernitana con Basic, l'impostazione a sinistra, ancora Basic in area di rigore, la conclusione, deviazione ancora una volta, un grande riflesso di Falcone su Simi nel giro di un minuto poco più, due interventi di Falcone su Simi e il Lecce che sembrava tranquillo ha rischiato di capitolare, ma insiste la Salernitana che adesso sta attraversando il momento migliore con il cross di Candreva, il colpo di Saidorgu che termina ancora tra i piedi di Candreva che lascia palla ancora a destra per il cross effettuato da Vignato, il pallone che viene da Zanoli, chiedo scusa, il pallone che viene allontanato, ancora Candreva sulla destra, il suo ruolo naturale, il cross non esce, Falcone, Baschirotto di testa si impenna, allontana Scendrema solo per poco, preme adesso la Salernitana con Bradaric, il tocco di Bradaric a sinistra ancora per Gomis che prova ad andare via, il tocco poi all'indietro, c'è in proiezione offensiva la Salernitana, esce ma non riesce a venire fuori la Lecce perché continua a spingere la Salernitana con Zanoli che va a scambiare con Candreva, tornato stabilmente a destra direi Zanoli, ancora per Candreva, si fa vedere e riceve dietro Martegani che poco fa ha fatto un tunnel, movimenti sulla panchina del Lecce, evidentemente non soddisfatto Gotti di questo momento, sta per entrare però un altro giocatore offensivo di spiccate doti offensive, parliamo dello spagnolo Juan Gonzalez, ma la Salernitana si va a guadagnare adesso un fallo laterale nei pressi della bandierina del corner con Bradaric e prende la rincorsa dai tabelloni pubblicitari, abbiamo superato la mezz'ora, siamo quasi al 31esimo di presa, Lecce sempre in vantaggio sulla Salernitana per 1-0, ma Lecce che ha rischiato di capitolare, due occasioni di Simi soprattutto la seconda, un riflesso direi vista la vicinanza prodigioso da parte di Falcone che è allontanato, si scalda Gonzalez ma il gioco non è interrotto quindi il cambio non può essere effettuato, ancora Zanoli, il tocco ancora per Basic, Basic per Martegani, Martegani corto il pallone, Vignato deve intervenire
per evitare la ripartenza di Holmquist, che nel frattempo è scivolato, e quindi riparte ancora la Salernitana con Vignato. Il cambio di gioco per Candreva, il colpo di testa da parte del Lecce che mette il pallone con Sansoni addirittura in foro laterale. Il cambio è pronto, ma Candreva anche con molto mestiere e furbizia riparte subito perché è un momento buono per la Salernitana e quindi evita che il gioco venga interrotto. Pallone ancora calciato in aria per lo stop di Vignato, qua sfortunato, doppio rimpallo, rimessa dalla fondo. Siamo andati tutti di un fiato al 31esimo perché la Salernitana improvvisamente ha chiuso il Lecce nella propria area di rigore. Vediamo anche il cambio del Lecce e poi lo commenteremo con Piero Vitiello. L'autore del gol, Kerstovic, lascia il posto a Gonzalez. Kerstovic fa finta di non aver visto, poi dice: ah sì, sono io il 9, vabbè, esco. Ed esce Kerstovic. Riavvolgiamo un po' il nastro, perché se Liverani voleva una scossa dai nuovi entrati, evidentemente l'ha ottenuta. La prima occasione, quella che ha portato Simi a tu per tu con Falcone, Simi che però si è allargato un po' troppo e ha concesso al portiere del Lecce di chiudergli la porta, era stata propiziata da Zanoli che aveva sostituito Gyomber e subito si è reso protagonista in attacco. L'altra occasione invece, in pratica all'altezza quasi dello spigolo sinistro dell'area di rigore, c'è stato un tiro da parte di Gomis sulla traiettoria, si è trovato lo stesso Simi. Adesso io non so se lui abbia toccato o meno il pallone o se l'abbia semplicemente lasciato passare. Di fatto Falcone, che aveva proprio la visuale ostacolata dall'attaccante nigeriano, è stato bravissimo con un riflesso a smanacciare e ad allontanare la minaccia. Abbiamo parlato dei vari Gomis, di Simi, dello stesso Zanoli, tutti i nuovi entrati, anche Martegani poco fa protagonista insieme a Vignato. La Salernitana sta provando adesso a spingere un po' di più, non ha altro da fare. Gomis voleva un fallo laterale, ma l'ultimo tocco è suo. Intanto il Lecce è arrivato a tre cambi, due finestre, perché la prima era nell'intervallo, e quindi se Gotti vuole arrivare ai cinque cambi dovrà fare un doppio cambio in chiusura, mentre non ci saranno più sostituzioni per Fabio Liverani, che è già arrivato a quota 5. Lecce in avvantaggio, ma ha tremato il Lecce. Intanto c'è un fuorigioco che viene segnalato a Piccoli, che adesso è tornato a fare il suo ruolo sia punta centrale con l'uscita di Kerstovic, mentre Gonzalez, così al pari di Holmquist, che quindi resta in campo. Holmquist io l'avevo dato come prossimo sostituto, invece per ora rimane in campo a suggerire l'attaccante ex Empoli, ex Atalanta, ex Verona. Ancora il pallone per Martegani, altro giocatore che è un po' deluso, arrivato dal San Lorenzo proprio in chiusura di mercato estivo, con buone credenziali, un inizio promettente, ricordo qui a Salerno in un Salernitana Udinese, poi si è un po' perso con il resto della squadra. Ancora Martegani, il tocco per Candreva che la mette in aria e questo non la blocca mai. Falcone qua avrebbe potuto assolutamente bloccarlo, questo pallone era indisturbato, va con i pugni, evidentemente una sorta di palla avvelenata per Falcone nelle prese alte. È così, questo veramente sembrava essere in suo pieno possesso e ha preferito andarci coi pugni, comunque una piccola sbavatura in una partita che però, ribadiamolo, per Falcone è sicuramente ben oltre la sufficienza, tutti decisivi fino a questo momento i suoi interventi tra i pali. Di Martegani aggiungo soltanto che è la prima volta che trova spazio con Liverani, che ha tenuto fede a quanto aveva detto ieri alla vigilia, ha detto ci sarà spazio per tutti. In effetti stiamo vedendo, oltre a Gomis e Vignato, anche Martegani, che fino a questo momento era rimasto assolutamente nelle retrovie da quando c'è stato il cambio di panchina. Per quanto riguarda Gotti invece è durato poco, Giuseppe, l'esperimento dei quattro attaccanti contemporaneamente in campo, ha visto che il Lecce non riusciva comunque a ripartire, ha preferito rinforzare un po' il centrocampo perché adesso la Salernitana sembra aver preso il centro del ring. E qua rischia Costil nel tentativo di servire Manolas, c'era sulla traiettoria Piccoli che se avesse toccato quel pallone l'avrebbe praticamente potuto battere in porta, visto che era a due metri dalla linea di porta. Rischio di Costil, ma la Salernitana ha recuperato, sì, forse coi cambi qua Liverani la squadra, come dicevi tu, l'ha sistemata, mentre Gotti insomma sta dando un po' in affanno, perché ripeto, fino a un certo punto in questo secondo tempo Falcone, che ha rischiato molto nel primo, era assolutamente tranquillo. Nel giro di un minuto e mezzo ha dovuto fare davvero due interventi, il primo ovviamente in chiusura interessante, però il secondo quasi provvidenziale sulla deviazione ravvicinata con il pallone che
schizzava e quindi poteva prendere qualsiasi traiettoria. Quindi dal punto di vista dei cambi, evidentemente, come dicevi tu, Gotti, intanto c'è un intervento falloso di Zanoli che si va a prendere un giallo e quindi ammonito anche Zanoli. Dicevo, da quel punto di vista, con i cambi magari offensivi per chiudere la partita, forse un po' sbilanciato la squadra. Sì, l'ha sbilanciata e se ne è accorto in tempo, evidentemente, perché ha avuto un po' la fortuna e il merito, grazie al suo portiere, di rimanere davanti, e ha capito subito che a quel punto essere troppo sbilanciati con i due attaccanti centrali, Krstović e Piccoli, e con Sansone e Anquist più larghi, probabilmente Lecce non aveva trovato il giusto equilibrio. Gonzalez è sicuramente più equilibratore rispetto a chi lo aveva preceduto, sia Krstović, che è uscito con sul cartellino il gol che fino ad ora decide la partita, ma era un po' sparito. Punizione Lecce, la sponda di testa e il pallone che termina tra le braccia di Costil. L'idea non era male, la realizzazione un po' meno, perché la sponda doveva essere più verso il centro, invece è stata debole e indirizzata dalla portiere Costil, che non si è neanche dovuto spostare per recuperare il pallone. Può ripartire la Salernitana. Siamo nella metà campo del Lecce, ma siamo anche al 37esimo minuto nel corso della ripresa. Salernitana 0, Lecce 1. Eccolo Gomis che stoppa il pallone, cerca l'1-2 corto, però questa volta con Candreva. Ultimo tocco di Gomis, che ancora una volta va a chiedere il fallo per sé, ma è rimessa dal fondo. Questo almeno il gesto del primo assistente dell'arbitro maresco, sia Alessandro Costanzo, guardia linea della sezione di Orvieto. C'è anche a terra un giocatore del Lecce, devo dire non ci sono state cambi a parte grosse interruzioni, però è anche vero che adesso forse è il momento in cui la squadra che è in testa, vista l'importanza dei punti, un po' fa scorrere il cronometro. E l'arbitro maresca ha fatto intendere immediatamente che queste tra virgolette perdite di tempo verranno poi recuperate. Ha indicato l'orologio che ha sul polso, il cronometro che ha sul polso, facendo intendere per l'appunto che non tollererà eccessive sceneggiate da parte del Lecce. Adesso il calciatore in questione sembra essersi ripreso, anche se c'è lo staff sanitario in campo, dovrà uscire e certo, poi eventualmente rientrare. Penso si tratti di Sansone, che era rimasto a terra mentre ne approfittano per dissetarsi. Ripetiamo, è una serata di fine inverno, un po' piovosa, però la temperatura è tra i 13 e i 14 gradi, quindi non particolarmente né caldo e nemmeno freddo, però insomma il dispendio di energie, quindi giocatori che si avvicinano per dissetarsi. Momentaneamente in 10 la Salernitana, perché l'arbitro Maresca, applicando il regolamento, ha fatto uscire Sansone, ha detto ha perso sangue, perché vedi sta cambiando, sì, la maglietta, e quindi non si può giocare ovviamente con tracce di sangue sulla maglietta. Prontamente uno dei magazzinieri del Lecce ne ha recuperata un'altra, e quindi Sansone, che adesso corre con grande energia, è pronto a entrare nel campo, ma il quarto uomo gli dice non ti muovere fin quando non arriva il permesso dell'arbitro, che lo ha visto, però credo che gli voglia far pagare un po' quel tempo perso, e lascia ancora a bordo campo Sansone, che si sbraccia. Però c'è il Lecce in attacco con Dorgu, ancora il controllo da parte di Dorgu, è un momento decisivo tra i pali, in uscita invece ha lasciato un po' a desiderare. Anche in questo caso un cross che arrivava dal fondo, è stato bravo a tuffarsi, ad anticipare di fatto i suoi difensori, perché non c'erano attaccanti della Salernitana in agguato. Poi però si è complicato la vita, perché atterrando ha perso per un attimo il controllo del pallone. Fortuna per lui che Simi era piuttosto distante, non è riuscito neanche a tentare il tap-in. Poco più di 3 minuti al 90esimo, poi sarà il recupero, il Lecce mantiene il vantaggio preziosissimo sulla Salernitana, ma la Salernitana è al limite dell'area con Candreva, che riceve da Simi, gira su se stesso, tocco ancora per Zanoli che la mette al centro, attenzione a vuoto, Gendré arriva dall'altra parte, Bradaric che controlla palla, Gendré prova a spingerlo fuori con i movimenti del corpo, poi interviene in scivolata Gendré, sarà calcio d'angolo numero 5 in favore della Salernitana, 1 battuto da Lecce, mentre Gendré si stende a terra, l'arbitro fa platealmente gesto che tutto questo tempo lo recupererà, credo Crampi, perché Gendré viene aiutato, l'arbitro ha fatto cenno tra l'altro al massaggiatore e poi al medico che prova uno scatto, però insomma non mi sembra un velocista nonostante l'impegno, ma di questo passo arriva forse nel recupero, però sta cercando di raggiungere il punto di battuta, mentre già un giocatore della Salernitana che sta cercando di far passare i crampi a Gendré,
mentre il pubblico non apprezza perché ritiene che Lecce stia perdendo tempo. Maresca però ha indicato che tutto tempo sarà da recuperare. La beffa per la Salernitana e per il suo pubblico è che il Gendré sia praticamente disteso all'altezza della bandierina del calcio d'angolo più lontana dalla panchina del Lecce, dunque ci sono voluti circa 30 secondi per lo staff sanitario per attraversare il campo. Adesso però Gendré non potrà prendere parte difensivamente a questa azione, la Salernitana sta per battere il corner. Guarda, io poi avrei anche una riflessione su queste perdite di tempo. Sì, interrompono il gioco, però davvero rischi di difendere in 10 contro 11 momenti delicatissimi. Colpo di testa, palla sul fondo, l'arbitro facendo a Gendré che può rientrare, e indubbiamente Gendré può rientrare e quindi il problema non era così grave, anche se ha smesso la tuta e sarebbe pronto a entrare velocizzando il riscaldamento Venuti, il numero 12 del Lecce, ex giocatore della Fiorentina, che proprio è un laterale destro, quindi prenderebbe automaticamente il posto di Gendré, ma mi sembra che la francese sia in grado di proseguire. Ecco, dico io, rischiare in una fase finale della partita di difendere con un uomo in meno, secondo me è pericoloso. Io sono assolutamente d'accordo con te, perché veramente colui che beffa rischi poi di ritrovarti ad essere beffato, perché poi la Salernitana era scesa praticamente con tutti gli uomini, è rimasto soltanto Bradaric a difendere la propria metà campo, dunque già una squadra che attacca praticamente con 9 in area, tu sei uno in meno, rischi veramente tantissimo. Bene è andata Lecce che Simi, che comunque è riuscito a impattare il pallone, non abbia centrato lo specchio della porta. Comunque alla fine il cambio si è fatto, Venuti prende il posto di Gendré, che riceve i complimenti da uno dei collaboratori di Gotti. Non credo sia nulla di particolarmente grave, però a questo punto il cambio, attenzione Sansone, l'uscita di Costil che va a bloccare, fra pochissimo conosceremo il recupero. Uno nel primo tempo, poi è diventato un minuto e mezzo, qui visti anche i gesti plateali di Maresca credo che saremo sui 5, vedremo se ci prendo. 90esimo, quarto uomo, Marchetti digita il numeretto sulla lavagna luminosa, 6 e 6, e qui forse 6, sì, ci sono state molte interruzioni per i cambi, poi questi due infortuni, però poi il resto la partita si è giocata. Eh sì, evidentemente Maresca ha voluto in un certo senso calcare un po' la mano sulle ultime due perdite di tempo, gliel'aveva promesso e in effetti ha fatto così. E quindi si giocherà fino al 96esimo minuto, ancora sofferenza per il Lecce che cerca di portare a casa la prima vittoria esterna del campionato, assolutamente sarebbe provvidenziale per la formazione salentina che staccherebbe alcuni diretti avversari, ma la Salernitana non ci sta e guadagna il suo angolo numero 6 dalla bandierina di destra, deviazione da parte di Sansone che ormai sta facendo più il difensore che l'attaccante, tensione sulla panchina del Lecce, la battuta del calcio d'angolo, il tentativo di colpo di testa in anticipo di Manolas, un numero che il difensore greco ha, è andato con un'ottima scelta di tempo, ha deviato però da lì poi lo specchio non si vedeva, palla che è terminata in curva. Maresca, che infatti secondo me, ecco, quelle perdite di tempo, secondo me il recupero sarebbe stato sui 4-5, dopo che Maresca platealmente ha detto recupererò sono arrivati a 6, quindi non so quanto sia servito a Lecce. Comunque sta dicendo Maresca a Falcone e compagni di accelerare, perché altrimenti il recupero si prolunga ancora di più. E Lecce non ha alcuna intenzione di rimettere il pallone in gioco in fretta, si sono allontanati tutti, quasi tutti oltre la linea del centrocampo, soltanto adesso parte il rinvio lungo da parte di Falcone a cercare la testa di Piccoli, che però fa rimbalzare il pallone che torna in possesso dei Granata. Salernitana 0 Lecce 1, siamo al minuto 91, ci avviciniamo fino al 92esimo minuto, si giocherà fino al 96esimo. Lecce in vantaggio sulla Salernitana per una rete a 0, Lecce che difende, Salernitana con l'orgoglio che prova ad attaccare, a evitare l'ennesima sconfitta di questa stagione. Il score della Salernitana è impietoso, 14 punti, frutto di due vittorie, 8 pareggi e 18 sconfitte, e quindi visto che le giornate giocate, questa è la 29esima, insomma siamo ben oltre il 50% di sconfitte, ma ben oltre il 50% di sconfitte. La rimessa per Venuti, l'ultimo entrato in campo, a proposito, ha deciso di non arrivare a 5 sostituzioni Gotti, perché quella di Venuti è stata la terza finestra impegnata, quindi non ci saranno più cambi, li riepiloghiamo. Nella Salernitana sono entrati Simi, Gomis, Pignato, Zanoli e Martegani rispettivamente per Weissmann, Koulibaly, Ciauna, Maggiore e Ghiomber. Per quel che riguarda il Lecce, dentro Dorgu, Sansone, Gonzales e Venuti, fuori Uden, Gallo,
Krstovic e Gendré. Non ci saranno più sostituzioni. Quasi tre minuti, quasi metà del recupero. Lecce 0, Salernitana, Salernitana 0, Lecce 1. Non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra che Maresca, sull'ennesima rimessa laterale ritardata da Lecce, abbia detto che recupererà un minuto in più. Ma attenzione, perché Lecce aveva la palla per chiuderla. Buello il lavoro sulla destra, palla per Sansone che ha solamente sfiorato il pallone mancando l'impatto, che a quel punto sarebbe stato davvero letale per la porta di il portiere Costil, che a quel punto da lì avrebbe dovuto davvero fare una prudenza. Bel lavoro ancora da parte di Piccoli. Alla fine io avevo previsto la soluzione di Holmquist, invece lo svedese se la fa tutta, anche se nel secondo tempo è calato. Errore della Salernitana, recupera palla in Lecce che prova a puntare con Ramadani, giocatore di grande carattere, lo vedremo al prossimo europeo in Germania con la maglia della nazionale albanese. Palla per Holmquist, ancora per Ramadani, Ramadani per Venuti, ancora per Ramadani. Adesso c'è il giro palla del Lecce, tipico delle squadre che devono conservare il risultato. Palla ancora per Dorgu, Dorgu, il pallone per Sansone poco fa poteva davvero dare il colpo del KO alla Salernitana. Palla per Ramadani, adesso fa muovere bene la palla il Lecce. Sansone però si mette in un imbuto, rischia di perderla. Ramadani, Dorgu va a chiamare in causa il lontano portiere Falcone, mentre ci sta provando la Salernitana addirittura con Basic che fa la punta centrale, sfruttando anche le sue doti in elevazione, la sua stazza fisica, non distante da quella di Simi, anche se longilineo il nigeriano, molto impostato il croato. 94 superato, meno di due minuti al 96esimo, poi vedremo se Piero Vitiello nella sua impressione avrà avuto ragione, cioè che Maresca prolungherà ulteriormente questo recupero. Grande azione della Salernitana, palla che rimane messa in aria, non esce Falcone, palla messa al centro, deviazione, rimane ancora in attacco Candreva che stoppa il pallone. Che rischio per il Lecce, ancora il tocco all'indietro, arriva Zanoli e insomma ci voleva un giocatore così. Lo chiederò a Liverani, mi manderà a quel paese nel post partita, però insomma, perché Zanoli non mi sembra che stia male lì in panchina, e Ghiomber in un posto non suo, anche insomma una brutta figura anche per il giocatore direi. Ma insiste la Salernitana, ancora il tocco all'indietro, il pallone che arriva a Bradaric, attenzione la conclusione da fuori, Murata, attenzione può partire il contropiede del Lecce, ma è bravissimo Manolas in chiusura a chiudere. Sarebbe l'ultimo minuto, siamo entrati nel 96esimo minuto, Salernitana ancora in avanti, la sponda di Simi, ma il Lecce può uscire con tranquillità con il controllo di Piccoli. Adesso il Lecce deve tenere solamente il pallone lontano dalla propria area di rigore, lo fa con Piccoli che lascia salire la squadra, il tocco per Venuti, 30 secondi al termine, poi vedremo se ci sarà il prolungamento. Palla dietro ancora per Falcone, che rischio poco fa su una sponda in aria con ancora una volta il portiere Falcone che ha titubato un po' sull'uscita, però poi è stato aiutato da un compagno, esattamente Pongracic. Ma la Salernitana forse ha spazio per l'ultima azione, 15 secondi, c'è fallo su Candreva, stile basket, fallo per interrompere l'azione della Salernitana. Va ad allontanare Sansone il pallone, Candreva dice all'arbitro fallo allontanare. Allora il 96esimo scocca adesso, credo che farà battere questa punizione e poi fischierà la fine dell'incontro. Tutti avanti quelli della Salernitana, Zanoli cambia con Candreva che avanza palla al piede, Candreva la mette al centro, vediamo che l'arbitro dice che recupera ancora ed evidentemente ci sono ancora delle perdite di tempo e quindi dice tutto tempo che verrà recuperato, si deve ancora battere la punizione. Credo che a questo punto arriveremo al 97esimo minuto e quindi la punizione di Candreva, tutti dietro quelli del Lecce, tutti avanti quelli della Salernitana. Parte Candreva sul primo palo, il colpo di testa allontanare, ma recupera palla ancora la Salernitana, ancora con Candreva, Candreva che supera un avversario, il dribbling, non vanno incontro quelli del Lecce, il colpo di testa, prova a risalire il Lecce, è finita e può liberare l'esultanza la panchina del Lecce, non tanto Luca Gotti che è impassibile dalla mano al quarto uomo, poi si gira verso l'altra panchina, però evidentemente non riceve dei gesti incoraggianti e quindi rimane lì, non va a salutare il suo avversario perché credo ci sia grande nervosismo per la Salernitana che va alla sua sconfitta numero 19 in questo sfortunatissimo campionato che lo relega sempre più in fondo alla classifica. Per il Lecce importantissimi tre punti, il Lecce sale a 28 e per ora scavalca tutti insieme Udinese, Verona, Cagliari e stacca l'Empoli. Il commento di Piero Vitiello. Esce a testa bassa Liverani dalla Rechia, ha preso direttamente la via degli spogliatoi senza neanche salutare né Gotti né il pubblico. Un punto in cinque partite nella sua gestione, chissà che non sia già finita qui. Per quanto riguarda Gotti invece miglior avvio non ci poteva essere, non tanto per la prestazione, il Lecce
Ilicic non ha brillato quanto per il risultato. Prima vittoria in trasferta del campionato, al primo tentativo per il nuovo allenatore subentrato ad Aversa. Direi che meglio di così non poteva iniziare. Lecce che quindi va alla sosta con un'iniezione di fiducia per la Salernitana. Ormai credo che si attenda le aritmetiche, anche quello che diceva Piero Vitiello sul destino della panchina. Sì, però chiunque dovesse arrivare farebbe un'impresa disperata. Ecco, magari potrebbe esserci la soluzione traghettatore, ma sarebbe il quarto. Comunque andiamo a riepilogare